Passiamo agli spettacoli. Cala il sipario sulla 21ª edizione del festival Corpi in Movimento. Ce ne parla Valeria Ganadu. Sulle note di Bella Ciao, la Daniele Cipriani Entertainment porta in scena per lo spettacolo conclusivo della rassegna Corpi in Movimento di Danza e Eventi, giunto alla 21ª edizione, di Arson, caro figlio. È la storia di due genitori affranti dal richiamo alle armi del loro unico figlio. Sul palco del Teatro Verdi due grandi artisti, Sasha Riva e Simone Repele, che hanno catturato l'attenzione del pubblico per quasi un'ora dipingendo le coreografie sublimi di un racconto di fragilità umana in cui l'amore della famiglia diventa il modo per scardinare i momenti più bui della storia. È una creazione che si tocca la tematica della guerra, ma in particolar modo per noi, che è ancora più importante, tocca l'emotività delle persone, degli umani, perché a noi piace ancora, quando creiamo, parlare di persone, quindi dell'umano e della quotidianità e delle relazioni tra gli esseri umani. I due artisti hanno lavorato insieme alla danzatrice iraniana Parvaneh Sharafali e la ballerina tedesca Anna Jung. Siamo super felici di essere tornati qui a Sassari durante questo festival, perché siamo già stati qui appunto in passato. Sentiamo che siamo anche in un momento della nostra carriera dove comunque continuiamo ad evolverci, continuiamo a imparare, cerchiamo ogni volta di migliorarci, quindi siamo ancora in un work in progress.